Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 settembre. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata secondo i giornali italiani. Ce ne sono tre, diciamo. Intanto il voto e le elezioni, insomma, hanno lasciato il tempo che trovano. Ci sono. Il primo dato fondamentale della giornata è migranti, solo un mini patto. Il giornale che è più avanti, che è più critico nei confronti di questo superamento dell'accordo di Dublino è il Corriere della Sera. L'insospettabile Corriere della Sera, titola appunto, come vi ho detto, migranti, solo un patto. Però dobbiamo fare un passo indietro. Ursula von der Leyen, che sembra uscita da Frankenstein Junior, ci vorrebbe anche il nitrito dei cavalli quando si parla di Ursula, aveva detto che si sarebbe abolito Dublino. Si sarebbe abolito, non la città ovviamente. Dublino vuol dire che sostanzialmente si toglieva quella vecchia regola che peraltro anche gli italiani caproni hanno votato, per la quale il porto di approdo dei migranti clandestini, economici, di asilo politico, quello che volete voi, beh, insomma, se arrivano a Lampedusa sono cavoli italiani, se arrivano a Lefkas sono cavoli greci, e se arrivano a Madeira o se arrivano nelle coste spagnole o portoghesi sono cavoli loro. Evidentemente il Dublino ci crea un problema enorme. Beh, insomma, l'Ursula ha detto dobbiamo superare Dublino in maniera tale che il problema, se arrivano a Lampedusa e sono non automaticamente un problema italiano, ma di tutta Europa, si risolvono i problemi per l'Italia. Comunque si alleviano i problemi per l'Italia. Bene, ovviamente l'Europa non abolisce per il cavolo Dublino. Come si dice, la proposta è. Tra l'altro si tratta di una proposta di negoziazione, e semmai non certo sul superare Dublino, ma quello che dovranno fare gli Stati europei con il Parlamento europeo è una modifica per la quale ci potrebbe essere una piccola redistribuzione. Ciao Core! Avete presente Malta? Su base volontaria, peraltro, Malta, che in realtà è stata strombazzata dai giornali come se fosse il grande accordo per risolvere i problemi italiani, poi di fatto è decaduta senza che nessun problema sia stato risolto. Belpietro c'ha sul Libero una lettura, come possiamo dire, molto maliziosa, e dice: beh, adesso si capisce che cosa ha ottenuto, perché ha ottenuto il recovery fund, Giuseppe Conte l'ha ottenuto in cambio della nostra incapacità di avere peso sulle migrazioni. Cioè, l'Europa ci dice: ti diamo 209 miliardi, che peraltro non arrivano subito, corrispondono anche ai nostri versamenti che dovremmo aumentare nei confronti della Commissione, del Parlamento europeo, ma non rompeteci le balle sulle, come si chiama, sulle questioni migratorie. Tant'è che oggi Conte, intervistato alla stampa, ma più tardi ne parleremo, tra poco ne parleremo, dice: beh, insomma, certo non è un passo avanti, ma non siamo soddisfatti. Allora, come posso dire, decritto l'avvocato Foggiano: se dice che è un passo avanti, ma non sono soddisfatti, vuol dire che questa ipotesi di accordo su Dublino è una cagata pazzesca, cosa che peraltro è certificata anche dal Corriere della Sera. Ma io dico: ma se Ursula dice che avremmo superato Dublino, ha abolito Dublino, ma questa, ma parla, ma sa quello che sta dicendo? Ma il Presidente della Commissione europea, cioè uno sdeng, se lo prende più lei che noi, noi ce lo prendiamo e ce l'aspettavamo, ma insomma l'autorevolezza di Ursula, la donna che non ha mai un capello fuori posto, beh, in questo caso, insomma, è piuttosto ridotta. Secondo titolo importante di giornata, mi rendo conto essere i grandi temi che Repubblica pensa che siano degni dell'apertura del giornale, è il governo nuovo fronte alla legge elettorale. Bene, mentre qua c'è tutto questo casino, beh, inevitabilmente è inutile scherzare, la legge elettorale è un fronte che deriva dal fatto che si è vinto al referendum l'abolizione di una serie di collegi elettorali per i quali bisognerà ridisegnare le leggi elettorali. Però Zingaretti dice: non solo i collegi, ma proprio la vera e propria legge elettorale, e ognuno se la vuole fare a propria misura. Beh, è stupendo Zingaretti, perché adesso passerebbe per il sistema maggioritario. Ma la cosa più divertente è che noi facciamo finta di nulla, e i sovranisti, e i populisti, e Mara Carfagna, e Conte, tutte le persone per bene, insomma, dicono: è finita l'era dei populisti. Grillo, ieri si fa ricevere dal Parlamento europeo con Sassoli in videoconferenza col Presidente del Parlamento
Parlamento Europeo, quello sempre perfetto, quello che si incavola se della Berlinguer viene definita una gallina, insomma quelli politicamente corretti, e Grillo che cosa dice? Dopo che due giorni fa ha detto, beh, paradossalmente le dittature sono meglio delle democrazie, dice, beh, sapete che c'è di nuovo? Poi fate, seguite tutti i puntini, sarebbe meglio fare un Parlamento di sorteggiati invece che di eletti, e il Parlamento è una cagata. Beh, insomma, allora io dico, ma ragazzi, ma voi vi rendete conto che Grillo è il leader del partito di Maio, Fraccaro? Cioè, ma va bene tutto, ma perché le cose di Grillo vengono considerate una barzelletta quando questo è il portavoce del partito di maggioranza, e invece se una cosa molto meno importante la dice un altro dei leader, da Zingaretti eccetera, ci si sfascia la testa? Perché si considera Grillo poco più che un coglionazzo, ma in realtà è quello che poi dice toc toc, dobbiamo fare la rete unica, e Conte zitto e muto fa la rete unica. Ma io la trovo una cosa straordinaria. Grillo e il Parlamento dei sorteggiati, devo dire che è un po' la logica con la quale gli scappati di casa, molti degli scappati di casa suoi, sono arrivati in Parlamento. Conte si concede a Giannini sulla Stampa e dice: il referendum è stata una svolta storica! Giuro, io l'ho dovuto leggere due volte questo titolo della prima pagina. Il referendum è una svolta storica. Bisognerebbe forse leggere in molto intelligentemente Polito. Oggi ci spiega che gli italiani in realtà i referendum, sapete come quando sulla Costituzione, quando sono, li votano, quando sono chirurgici, quando sono una piccola cosa, la preferenza unica, il numero dei parlamentari, ma quando vogliono la grande riforma costituzionale non li votano. Qua altro che riforma storica, è un referendum populista che è piaciuto a molta gente. Secondo me non è la morte della democrazia, chi se ne frega, però adesso definire la svolta storica, caro Conte, questo referendum, è veramente che ci pensi tutti come degli minus abens. E poi apre allo Ius Culture. Che vuol dire questa apertura allo Ius Culture? Vuol dire che Conte ha capito che il suo azionista più importante non è il Movimento 5 Stelle, oggi molto più duro sull'immigrazione, ma è il PD, molto più morbido sull'immigrazione. Beh, insomma, devo dire che non sarà niente male, niente rimpasto, poi dice Conte, perché è una tecnica logora dei governi del passato. Ma anche qua uno viene a dire, ma scusa Conte, ma c'è veramente la faccia come detto di Tolla? Cioè il come si dice, il rimpasto è una roba della Prima Repubblica, invece un Presidente del Consiglio che cambia maggioranze, manco nella Prima Repubblica l'avrebbero fatto. Cioè Conte governa un novello Andreotti, sia con la destra sia con la sinistra, è una cosa stupenda. Il rimpasto no, ma governare quando è lui con tutti quanti i tipi sì. Ma ovviamente nessuno gli può dire nulla. La proposta dei migranti, come vi ho detto, dice che non basta, dice che ci sarà una riforma del fisco a dicembre nella sua intervista a Giannini, cosa che peraltro anticipa da qualche settimana il Messaggero e la ribadisce anche oggi. E poi la cosa stupenda, il sovranismo ha ricevuto un duro colpo per la reazione della UE sul recovery fund, e io la trovo fantastica. Questa è cosa che l'avvocato populista che si era presentato con il Movimento 5 Stelle eccetera oggi ci faccia lezioni di sovranismo, manco Giuliano Ferrara, perché Giuliano Ferrara da comunista diventa Forza Italia, passando per i socialisti, per il Corriere della Sera, per le Bretelle Rosse. No, questo passa da sovranista e populista a conservatore, popolare e conservatori europeista nel giro di un anno. Cioè, non c'è neanche quel percorso, insomma, di cambiamento di Ferrara. No, questo lo diventa. Cioè, è una roba stupenda. Nel giro di un anno ci fa la lezioncina sui sovranisti. Fantastica. Nel frattempo il problema vero è che il suo partito di elezione, cioè 5 Stelle, non ce lo dimentichiamo mai che lui doveva essere un ministro di 5 Stelle, sono nel totale caos. Tutti i giornali sono abbastanza convinti di questo. Crimi, il capo politico, per mancanza di prove non si presenta all'assemblea organizzata ieri. Poi un partito che dentro, come nota mi sembra oggi Buzzi sul Corriere della Sera, c'ha l'Annutti, avete presente quello dei protocolli dei saggi di Sion, cioè una specie di fuori di testa politica ovviamente, c'ha dentro l'Annutti e c'ha Buffagni, cioè una persona abbastanza credibile che ha un mestiere e che c'ha, come si chiama, la taverna che insulta tutti, ma poi dopo querela il sottoscritto e vuole 50.000 euro perché la dignità del suo ruolo istituzionale da vicepresidente della Camera è stata infangata da una trasmissione televisiva. Poi è quella che oggi si lamenta perché non ha pagato, pare, secondo le accuse, le sue piattaforme Rousseau. Cioè, dalla taverna a Patuanelli, da Buffagni a
come si chiama Lannutti, beh, insomma, voi dite, ma che c'entrano questi? Nel frattempo pare che Fico si sia messo con Di Maio, perché reduci dal grande successo elettorale della campagna, sotto il 10% la campagna, il posto di Pomigliano d'Arco, di Fico, del Presidente della Camera, del Ministro degli Esteri, eccetera, sotto il 10%, complimenti, si mettono d'accordo per arginare Di Battista. Nel frattempo, a proposito di manovre, la Germania, secondo il Sole 24 Ore, fa la manovra fiscale, 96 miliardi di debiti in più, decide di non avere il pareggio di bilancio, la metà di questi debiti, secondo il Sole 24 Ore, sono però nel... sono in investimenti. Beh, se il centrosinistra può stare tranquillo con Zingaretti, se i grillini non stanno molto tranquilli, il centrodestra, ragazzi, è un disastro totale. In realtà non hanno manco perso, perché hanno preso una regione in più, però c'è un casino. Intanto Salvini ha annunciato, titolo del giornale, che farà una segreteria. Ben venga, se può servire a qualcosa una segreteria. Temo che non siano attraverso le segreterie che risolvono i problemi di identità politica dei partiti del centrodestra. Poi c'è la critica di Toti ieri, che viene ripresa dai giornali, che mi sembra la cosa più seria. Cioè Toti dice: caro Salvini, occupati da leader della coalizione e non soltanto di prendere un consigliere in più tu in una regione o nell'altra, che mi sembra una cosa credibile. E poi c'è Mara Carfagna, che io adoro Mara Carfagna, è una straordinaria politica sopraffine, che ci spiega che è finito il quinquennio d'oro del populismo. Bisognerebbe dire toc toc, Mara, ma che è iniziato? È iniziato forse il quinquennio d'oro del berlusconismo, del carfagnismo, dei voti di Forza Italia in Campania, in Puglia? No, perché a me va pure bene che è finito il populismo e il sovranismo, mi considero un liberale di destra e nonostante l'etichetta che molti mi danno, io quella roba là sono. Ma vorrei capire una cosa, che facciamo? Facciamo Erpurpetta, non lo so come si chiamavano, che facciamo? Qual è la soluzione? Cioè, siamo contenti che sono finiti 5 anni di populismo? Perché cosa? Perché così abbiamo il berlusconismo d'antan fatto dalla Carfagna in Campania? No, perché mettiamoci pure d'accordo, no? Perché se noi vogliamo vendere che questa è la grande vittoria dei moderati del centrodestra all'interno delle elezioni, beh, voglio dire, forse state vedendo un altro film, proprio un altro film rispetto a quello che è successo, ma comunque può anche darsi. Svolta nella Lega, vabbè, insomma, ci crede manco Babbo Natale a questa svolta nella Lega, ma un po' i giornali ne parlano. Nel frattempo quello che succede sono le solite cose, che dei magistrati, sapete che cosa fanno? Prendono un telefonino, quello di Fontana e di Gallera, che hanno dei ruoli istituzionali, senza nessuna indagine nei loro confronti, senza nessun avviso di garanzia nei loro confronti e senza neanche nessuna riduzione del perimetro di quello che possono fare col telefonino, gli backuppano tutti i dati su WhatsApp, sui messaggi, eccetera. Ragazzi, non si può fare, è una cosa incredibile, ed è ovviamente per l'inchiesta di Asorin, cioè 2 milioni di appalto dato alla di Asorin. Se facessero la stessa cosa per Zingaretti a Roma, per quell'appalto di 11 milioni alla società di mascherine, che non gli ha mai dato le mascherine, ma gli 11 milioni gliel'ha dati, mentre di Asorin è una delle più importanti società del mondo nella diagnostica, e gli rompono i coglioni a Fontana e Gallera, beh, se fosse successo a Zingaretti oggi sarebbero tutti i giornali che ne parlano, mentre siccome sono Fontana e Gallera, prendono i cellulari, i magistrati, e gli prendono i loro dati, io la prima cosa che penso è: ragazzi, ma in che mondo viviamo? Bella oggi l'intervista al procuratore, al giudice che si occuperà di Salvini, dice: non mi dite che io sono Palamara, è una persona che dice: io sono totalmente indipendente, facevo parte di magistratura indipendente, non voglio avere pregiudizi e non ne avrò pregiudizi. Vi devo dire che il sapore dell'intervista non mi sembrava sbagliato. Melanie e Harry, no, come si chiama? Meghan, la chiamo Melanie, ma è Meghan, i duchi di Sussex vanno in Canada, vanno in America e spiegano perché non si deve votare Trump. Secondo me possono dire quello che gli pare, perché non sono scandalizzato che i duchi di Sussex dicono quello che devono dire, sono scandalizzato che questi due geni, con i loro portavoce, con i loro spin doctor, con il loro Netflix che gli ha fatto il contratto, riescono a dire che sono contro l'online negativity. Ma che cazzo è l'online negativity? Qua si arrabbiano tutti perché fanno una dichiarazione contro Trump. Bisognerebbe veramente tutti quanti invece godere che due cretini che parlano di online negativity finalmente si rinunciano a quella cosa stupenda che è la tradizione reale inglese. Andiamo avanti, che cos'è questo? Poi c'è Corona che insulta la Berlinguer, è diventato un caso nazionale. Io gli dico una cosa molto semplice: Corona ha dato della gallina alla Berlinguer, la Berlinguer è donna troppo abile, troppo intelligente,
troppo brava per poter essere difesa da altri se non da se stessa, come sa ben fare, a differenza di quella Concita che se la prende con Sallusti. Oggi per fortuna che c'è Materi che se la prende. Sapete perché se la prende con Sallusti? Perché Sallusti la chiama per nome, lei che si fa chiamare per nome da Floris, lei che si fa chiamare per nome dalla rubrica di Repubblica, si offende se Sallusti la chiama per nome. Ecco, Concita deve essere protetta nel suo, come possiamo dire, nella sua fragilità politicamente corretta. La Berlinguer c'ha, non posso dire quello che c'ha, ma secondo me c'ha tutta la forza per potersi difendere da Corona alla grandissima, non c'ha bisogno della solidarietà pelosa della solidarietà per l'attacco, ci scusiamo con le donne. Ma che vi scusate con le donne? Gli dà un calcio nel culo quando e come gli pare la Berlinguer a chi la tratta male. Non c'ha bisogno certo della solidarietà di nessuno di noi. Bianchina, che si fa chiamare così solo e come e quanto gli pare a lei, perché se no vi assicuro che non lo farebbe. Un grande abbraccio a tutti voi, ci vediamo domani con la zuppa.